Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Miura. Dobbiamo fare l'episodio 2, quindi continuiamo subito la storia, perché già Ai ci ha messo in un casino, nel senso che ha voluto che anche Miura andasse a un appuntamento al buio, considerando che è già fidanzato con noi. Ma vabbè, vediamo. Sono molto curiosa. Allora, vediamo come si è intitolato. Incontro combinato. Bene, questo episodio si baserà solo sull'incontro al buio. Perfetto. Domenica è il giorno dell'appuntamento al buio. L'incontro si terrà stasera, ma è tutto il giorno che non sono tranquilla. Non faccio che pensare a questa cosa anche durante il lavoro e mi viene in mente quando ieri Kakeru è venuto nella mia stanza. È già domani. Passata da poco la mezzanotte, faccio per infilarmi nel letto quando sento bussare alla porta. Sì, prego. Si tratta di Kakeru. Meno male che sei sveglia. Che cosa c'è? Ho pensato che fossi preoccupata per domani. Sì, ho accettato perché Ai mi ha supplicata, ma non mi va che tu vada. Anche a me non va di andare in un posto simile sapendo che ci sei tu. Perciò sono venuto a calmare le tue paure e a dirti ancora una volta come la penso. Non devi preoccuparti, non ho occhi che per te. Stai tranquilla. Così dicendo, Kakeru mi accarezza la testa. Percepisco il tuo calore e mi viene da ridere. Sì, grazie. Beh, si è fatto tardi, torno in camera mia. Notte. Buonanotte. Beh, alla fine è carino perché è venuto a calmarci, però dobbiamo vedere come va la situazione, come si evolve. Anche se ha detto così non riesco a stare tranquilla, neanche io ci starei, fidati. Non è che non mi fidi di lui, ma sono preoccupata. Che tipo di ragazze porterà con sé Ai? Finisco per pensare alle ragazze che parteciperanno all'incontro. Miyu, cos'è quella faccia grigia? Ho fatto quella faccia? Sì. È da prima che sospiri. Mi scusi, c'è una cosa che non riesco a togliermi dalla testa. Davvero? Vuoi parlarmene? Dirlo a qualcuno ti farà sentire meglio. Grazie, direttore. A dire il vero, approfitto della sua gentilezza e gli racconto tutto dell'incontro al buio. Capisco. Kakeru mi ha detto di non preoccuparmi, ma non riesco a farne a meno. Miura è una persona così seria ed onesta che andrà tutto bene. Guardandovi, si capisce subito che tiene molto a te. Mentre sto parlando con Sunoda, si apre la porta d'ingresso. Quando mi volto, vedo Aebaru. Aebaru, buongiorno. Dalla tua faccia preoccupata, direi che è successo qualcosa. Ai è stata pregata da una sua amica di organizzare un incontro al buio. E all'incontro parteciperanno anche i ragazzi della Share House. Anche Kakeru? Sì. Ai, non avendo nessun altro da invitare, lo hai praticamente supplicato. Non abbiamo potuto rifiutare. Capisco. Questo spiega la tua faccia grigia. Poteva chiedere a me, perché non mi ha invitato? Ha detto che sei troppo grande per le ragazze che porterà. Che arrogante! Nonostante gli anni, ho piena fiducia di far divertire le ragazze. Comunque, mi basta che tu ti accorga del mio fascino, signorina. Aebaru mi fa l'occhiolino, sempre il solito. Che stai dicendo, Aebaru? Smettila di scherzare. Sei severa, signorina. Non vedi altro che Kakeru? È naturale! Kakeru è un ragazzo fortunato. Abbiamo un po' divagato, comunque non devi preoccuparti per lui, stai su col morale. Anche se dovesse succedere qualcosa, puoi venire da me, non farti problemi. Aebaru, grazie. Grazie al supporto di Aebaru e Sunoda, riesco a calmarmi un po'. Sì, però non funziona molto. La sera aspetto in soggiorno insieme a Yumi che gli altri ritornino. Vedendo che guardo sempre l'orologio, Yumi si rivolge a me dolcemente. Miyu, non hai bisogno di preoccuparti così tanto. Si tratta di Miura. Sì. Mentre le rispondo, sentiamo dei rumori provenire dall'ingresso. Ah, sembra che siano tornati. Si sente un rumore di passi avvicinarsi e la porta del soggiorno si apre.
I quattro che hanno partecipato all'incontro entrano uno dietro l'altro, accompagnati dalla voce vivace di Ai. Questa rottura. Siamo a casa? Bentornata, Ai. Grazie per avermi prestato Kakeru. Mi hai salvato la faccia. Beh, buon per te. Oggi vorrei chiedere com'è andata la serata, ma non riesco a trovare le parole. Forse perché Kakeru se ne accorge, si avvicina a me e mi sorride. È tutto a posto, non c'è niente di cui preoccuparsi. Sentendo le parole di Kakeru mi sento finalmente rilassata. Kakeru è stato bravo a non rovinare l'atmosfera. Ma sai chi è stato un bravo uditore, proprio da parrucchiere carismatico qual è? Come sono stanco. Ai lancia un'occhiata a Igarashi che sembra provato. A Shingo darei 15 punti. Che significa? Hai palesemente evitato le ragazze e non hai mai provato a parlare. Si sono annoiate un sacco. Chi se ne importa? Non parteciperò mai più. Comunque, com'erano le ragazze? Non mi ricordo bene il loro aspetto, ma una è un'organizzatrice di matrimoni, l'altra un MR, non so cosa sia. MR? Quando ripeto la parola a me non familiare, Kakeru mi spiega il significato. Una rappresentante farmaceutica. Per farla in breve, lavora per un'azienda di medicinali. Ah, bene, perfetto. I prodotti farmaceutici usati negli ospedali vengono direttamente portati e venduti dalle MR. Bene, quindi praticamente lei andrà adesso che sa che è lui, andrà tutte le volte all'ospedale per quella scusa di vendere i medicinali. Vede, incontra Kakeru, com'è sta cosa? Il vero scopo non è tanto la vendita in sé, quanto raccogliere informazioni, come per esempio gli effetti collaterali dei farmaci. Poi si occupano di comunicare all'azienda l'efficacia e il grado di sicurezza dei prodotti. Non lo sapevo. Quella ragazza si occupa anche dello studio dentistico in cui lavoro. Viene spesso e siamo diventate amiche. Lei lavora anche per l'ospedale Miura e pare conoscesse già Kakeru. Davvero? Sì, anche io l'ho riconosciuta subito perché l'avevo vista già diverse volte in ospedale. Però, non essendo a contatto diretto con il mio reparto, non ci siamo mai scambiati più di un saluto. Hai mai parlato con lei, Shingo? Sì, occupandomi delle spese farmaceutiche è capitato, ma anche oggi non le ho parlato molto. Ma tu e Nakaio? Sembravate andare molto d'accordo e avete discusso in buona parte di cose relative a dell'ospedale. Sì, mi interessa sentire i discorsi di chi lavora in altri settori dell'ambito medico. Hai parlato anche con Tamaru, l'organizzatrice di matrimoni, ma ti sei trovato meglio con Nakaio? Tu e lei sembravate in un mondo parallelo. Davvero? Non so niente di medicina, è anche la prima volta che sento parlare di MR. Mi sento frustrata dal fatto che Kakeru si sia divertito parlando di qualcosa di cui non può parlare con me. Quando guardo in basso, Kakeru mi dà una leggera pacca sulla spalla. Miyu, non fare quella faccia cupa. Beh, insomma, ho parlato volentieri con Nakaio, solo perché ci conoscevamo di vista. Io non rispondo. Boh, vediamo un po'. Anche se Kakeru mi rassicura, non riuscendo a liberarmi da questi sentimenti contrastanti, rimango in silenzio. Non mi credi? Non è così, ma non hai niente da temere, tranquilla. È Mutsu a smorzare la tensione che si è creata. Si è fatto tardi, direi di salutarci. Sì, mi sono stancato più del solito e sono esausto. Ma se non hai quasi mai parlato, Shingo? Anche io sono stanca, ma mi faccio un bagno e vado a letto. Grazie per averci aspettati. Si è fatto tardi, ora riposa anche tu. Sì, grazie, buonanotte. Ci separiamo e ciascuno ritorna in camera sua. Kakeru mi ha detto di stare tranquilla, ma non ci riesco. Finisco per pensare a che tipo di persona sia quella ragazza. È normale. Fa tutto parte del
della situazione, nel senso che è normalissimo che la nostra protagonista sia agitata, un po' preoccupata, perché noi non volevamo già di partenza che Kaikeru andasse a questi incontri al buio. In più ci si è trovata una ragazza che lavora in medicina, quindi proprio il suo mondo, il mondo di Kaikeru. Conosce tutte le cose, conosce le cose più di noi, quindi può darsi, sicuramente si trova in sintonia con lei e ha paura che questa sintonia possa trasformarsi in un certo senso in un interesse nei confronti di questa ragazza, un interesse sentimentale e non solo di lavoro. È normale, è normalissimo che la nostra protagonista sia preoccupata, ma non credo che ci sia davvero tanto di cui preoccuparsi riguardo a Kakeru. Spero che davvero non ci sia. Mi fido abbastanza, mi sembra un ragazzo molto tranquillo, quindi non penso che sia uno di quelli che ti mette le corna, tipo. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!